Ciao a tutti e benvenuti. Oggi studiamo Margherita di Riccardo Cocciante. Semplifichiamo il brano trasportandolo in La minore. Per suonare con il brano originale basterà mettere il capotasto mobile sul terzo tasto. Gli accordi del brano sono questi: La minore, Re minore, Sol maggiore, Do maggiore, Mi maggiore, Fa maggiore. Ve lo suonerò come fa settima più per rendere il brano più accessibile, quindi eviterò il barré, e Sol maggiore. Ritmicamente possiamo suonare in questo modo, o con pennate in giù, 1, 2, 3 e 4, oppure con pennate in giù alternate a pennate a vuoto, 1, 2, 3 e 4. Quindi la seconda pennata di ogni numero la togliamo e la suoniamo a vuoto. Oppure con questo ritmo, giù a vuoto, giù a vuoto, giù su. Oppure alternare tutte queste ritmiche. Proviamo a cantare il brano. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare. Prima che venga domani, e se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che risveglio, non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero, e perché quel suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina, come non hai fatto ancora, e per poi farle cantare le canzoni che hai imparato, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore. Abbracciamoci più forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi, perché lei quando è sera e poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella. E con questo è tutto, vi chiedo di mettere un like nel video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!